Ma queste purtroppo sono partite che vanno così, è normale, sono partite tirate, però noi siamo scesi in campo concentrati e determinati, poi è normale che l'avversario era diverso, ma si sa che in queste partite la tensione è altissima e il nervosismo è tanto, per questo però io penso che la Nucerino tutto sommato nell'arco dei 120 minuti sicuramente ha meritato tranquillamente, perché io penso che poi nei due tempi supplementari penso che si è vista solo una sola squadra in campo che era la Nucerino. Per questo prima potevamo, secondo tempo potevamo fare gol con Riolo e non ci siamo riusciti, poi sul ribaltamento l'hanno avuto anche loro la palla. Era una partita che sicuramente l'episodio cambiava il volto della partita sia da un lato sia da un altro lato. Per fortuna, diciamo per fortuna tra virgolette, siamo stati bravi noi a sbloccarla e a vincerla. No, era normale, portare un po' di peso l'avanti sicuramente era importante, poi io penso che Roberto ha fatto veramente tantissimo, ha fatto bene perché non si allena da 2-3 settimane, per questo ha fatto benissimo, poi l'ingresso di De Fabris purtroppo per forza di cose, se cambio un under in attacco devo per forza togliere un grande in difesa, per questo tutto sommato sono soddisfatto perché chi è entrato in campo ha dato il massimo, però volevo precisare che veramente questo gruppo merita tanto ma tanto rispetto, veramente, perché ha dato tantissimo, non era facile da gennaio fare questo cammino, perché veramente tutte le situazioni che sono successe, non so quante squadre sicuramente, io penso che tante altre squadre sicuramente non c'entravano nemmeno i playoff, perché per tante situazioni invece noi ci siamo riusciti, il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto e abbiamo raggiunto anche il secondo, per questo voglio ringraziare veramente tutto lo staff che mi è stato attorno, la società che mi ha dato fiducia. Veramente un grazie di cuore, non voglio fare i nomi perché altrimenti poi mi posso dimenticare qualcuno, per questo veramente un ringraziamento a tutti. Ma è normale, tenevamo di fronte un avversario diverso, è normale, dovevamo essere intelligenti a gestire la partita, l'abbiamo gestita con intelligenza, nel momento in cui potevamo fare i gol purtroppo non l'abbiamo fatto, però dovevamo stare anche attenti perché di non prendere, perché altrimenti per noi era una beffa, per questo tutto sommato sono soddisfatto anche dei ritmi, perché poi dopo il secondo tempo penso che il primo tempo supplementare sia il secondo è stato tutto marca Nucerino, per questo. Io a Irmano veramente gli devo fare un ringraziamento veramente particolare, perché anche stando da fuori però mi ha dato una mano a me personalmente, ha dato una mano al gruppo e veramente da esempio da calciatori veramente professionisti. Poi anche Babatunde la stessa cosa, ha risposto alla grande, si è allenato sempre con impegno, con tanta serietà, per questo veramente devo ringraziare tutto il gruppo, perché questa vittoria l'abbiamo raggiunta perché è merito del gruppo, perché veramente il gruppo si è messo a disposizione, io ho cercato di dare giusto un po' di equilibrio, una linearità, però tutto sommato il merito va a loro. Ma sicuramente ha influito tantissimo, perché io avevo avvisato i ragazzi che era l'unico calciatore che in questa squadra poteva dare una linearità diversa, poi per fortuna nostra è uscito dal campo, diciamo per noi è stato un pochettino più facile, però tutto sommato io penso anche se c'era Agnello, in questo momento la Nucerino veramente non ha ostacoli. No, non ho accusato niente, però erano loro che si muovevano bene a scalare sul Riolo, per questo noi da dietro non riuscivamo a dargli la palla diciamo pulita, è normale che in queste situazioni si va in difficoltà, però il ragazzo ovviamente ha lottato con grande determinazione, con grande umiltà e alla fine penso che ha fatto una prestazione eccellente. Ma Capezzuto è uno di ruolo che è un terzino destro, invece Iossa è un centrale, ho preferito lui perché poi Giordano già lo tenevo fuori ruolo, per questo ho riportato Giordano centrale perché è il ruolo naturale, ho messo Capezzuto, rimasto Capezzuto a destra perché è di ruolo, tutto qua, ma non per demerito Iossa, perché Iossa per me ha fatto una grossa prestazione come tutto il gruppo, è stata una situazione tattica. È normale, mangiando viene l'appetito, è normale che noi vogliamo arrivare più in là possibile, l'avevo detto con i ragazzi, ho detto ragazzi io veramente la settimana prossima voglio venire ancora al campo ad allenarmi,
perché rompere le righe in questo momento, la verità, era un pochettino, non ci andava giù. Per questo i ragazzi mi hanno accontentato. Martedì ci andiamo a fare una bella passeggiata e da mercoledì riprendiamo gli allenamenti e poi pensiamo alle squadre che andiamo a incontrare. Ho voglia di prendermi una rivincita, io e come gli altri, come collettivo, quindi penso che alla fine l'abbiamo spuntata noi e Tommaso Manzo è un capitolo chiuso. Era quello che avevamo preparato un po' in settimana, quindi difenderci bene e cercare di non prendere gol. Cosa che fortunatamente da un periodo da questa parte ci succedeva, quindi siamo contenti di prima di tutto di non aver preso gol come reparto e poi ovviamente di aver chiuso la partita a nostro favore. Voi addetti ai lavori penso abbiate visto meglio di me la partita, quindi abbiamo preparato la partita per non prendere gol noi come reparto difensivo, però allo stesso momento creare i fastidi al pianura, che ripeto è un'ottima formazione e penso l'abbia dimostrato anche oggi. Questo sicuramente, Agnelli è un ottimo giocatore, è il giocatore che fa girare bene il pianura, quindi è normale, è stato un punto a nostro favore, però ripeto, le partite si vincono con il collettivo e penso che la Nocerina oggi abbia meritato tutto il suo valore. Certo, no, noi vogliamo arrivare il più in là possibile, eravamo consapevoli che l'ostacolo più difficile fosse stato quello di oggi di pianura, quindi è normale. Poi quando termini la partita vincendola e non beccando gol, siamo tutti contenti. Noi lo sapevamo che non era la stessa partita, perché ovviamente il pianura non è l'Ischia, è squadra più esperta, molto più attrezzata in avanti, e noi ci dovevamo giocare la partita con le nostre carte, col gioco, sfruttando le qualità di Cavallaro, di Riolo e di Tiscione, e l'abbiamo fatto bene, soffrendo, ci siamo aiutati in campo, abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito. E secondo me questa è una grande vittoria, ancora più di quella di mercoledì. Ma noi non dovevamo fare pace con nessuno, purtroppo il nostro obiettivo ora era questo, era oltre a questo era di avvicinare magari qualche tifoso in più per avere giustamente una mano, perché quando c'è il pubblico così a Nocera giochiamo in 12 e noi lo sappiamo, e i tifosi, abbiamo dimostrato ai tifosi che comunque ci teniamo a far bene fino alla fine e ce la giocheremo fino alla fine, poi quello che viene viene. L'appetito viene mangiando, è normale, il nostro primo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Noi ci vogliamo togliere anche delle soddisfazioni personali, perché arrivare in fondo è anche una vetrina per tutti, per l'allenatore, per la società, per i giocatori. E dobbiamo andare avanti così, con lo stesso spirito di sacrificio, con la stessa umiltà, partita dopo partita. Sapevamo la forza del pianura, sapevamo che erano compatti, che erano quadrati, che era tutta un'altra partita. La soddisfazione nostra è quella di tenere duro fino alla fine e crederci fino alla fine. Io non so chi saranno le squadre che incontriamo, non ho idea, in questo momento magari sono pure un po' confuso, però chi verrà, sappiamo che è dura, sappiamo che dobbiamo mettere più di oggi, perché farà caldo, perché le gambe non staranno bene bene per come stavano magari oggi, e quindi noi ci siamo, noi lottiamo, l'abbiamo dimostrato tutto l'anno, con tutti i problemi, con tutte le situazioni, però stiamo sempre qua e lotteremo fino alla fine. Ah, siamo abituati a soffrire, abbiamo chiesto tutto l'anno, ti ripeto, con tutti i problemi, con tutte le problematiche che ci sono state, però stiamo sempre qua, non molliamo mai, e questo forse è veramente il punto forte di questa squadra, che non molla mai e che ci crede fino alla fine. A volte l'ho visto pure un po' più pieno. È una bella sensazione, ti spingono fino alla fine, anzi volevo dire, grazie a loro forse non ho mollato, perché alla fine io non ce la facevo più. Forse grazie alla loro spinta mi hanno portato ad andare avanti fino alla fine. Ma sicuramente se devo fare una dedica particolare la faccio ai miei genitori, che stavano qua dopo 2 anni, che nei momenti difficili mi hanno sempre sostenuto, mi hanno dato una mano. E poi fatemi dire un grazie a tutti i tifosi che comunque ci hanno dato una mano fino alla fine e ci hanno sostenuto, veramente grazie.